È la seconda volta che registro questo video, ma l'inquadratura era troppo alta e non si vedeva niente. Ciao a tutte e a tutti, io sono Asia e vi do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Su questo canale di solito si parla di libri, ma oggi siamo qui per trattare un argomento totalmente diverso. Infatti sono qui per farvi un mini Christmas decor haul, ossia per mostrarvi quei piccoli acquisti che ho fatto per decorare la mia casa assieme a mia mamma, quindi la nostra casa. Non vivo da sola purtroppo ancora. Per farlo ho deciso di indossare questo fantastico cappello natalizio. Avrei voluto mettere il mio maglione natalizio con Minnie, ma non so dove l'ho messo e quindi dovrò cercarlo in vista del Natale se voglio vestirmi natalizia. Visto che è già la seconda volta che registro questo video, vi faccio le premesse subito perché prima non le ho fatte. Allora, è un mini haul, quindi ci sono pochi acquisti perché quest'anno abbiamo deciso di darci una calmata. Abbiamo detto, mamma, fly down, dobbiamo calmarci perché abbiamo troppe cose di Natale e poi dopo non sappiamo dove metterle. Noi ogni anno ci diamo la pazza gioia. Quindi gli acquisti di quest'anno sono pochi ma buoni. Tutti questi acquisti sono stati fatti da Action, o Action, che dir si voglia. E diciamo che ho deciso di fare questo mini haul in preparazione ai Vlogmas. Quest'anno ci saranno i weekly Vlogmas, arriveranno uno alla settimana e saranno appunto dei vlog settimanali delle mie giornate da lunedì al venerdì barra sabato. Vedremo se registrare anche la domenica. Se sarò a correre, magari non la registrerò. Invece, se non sarò a correre, la registrerò. Comunque, dei weekly vlog, ma ci saranno. E, però, la prima settimana, ovviamente, ci sarebbe un buco. Quindi, piazziamoci qui questo mini haul. Stavo per dire mini book haul, magari no. Non è un mini book haul. Iniziamo subito con le cose più noiose, ossia la carta da regalo. Ah, no, ci sono delle cose ancora più noiose, però la carta regalo. Io ho già impacchettato la metà dei miei regali, cioè dei regali che farò io, perché ne ho già fatti la metà, se non di più, perché quest'anno i miei regali saranno tutti all'uncinetto, tranne uno. I regali che ho già incartato sono già sotto al mini albero di Natale che ho nella mia camera e che vedrete durante i Vlogmas. Comunque, io e mia mamma abbiamo preso queste carte da regalo, probabilmente io userò questa verde che è molto carina, mentre lei userà queste rosse perché almeno sono tutte uguali. Poi decideremo se dividercele, se non dividercele. Vedremo, insomma, in corso d'opera. Altre cose noiose: graffette per le decorazioni che mia mamma ha già attaccato. Abbiamo preso delle mini palline per un mini alberello bianco che abbiamo in salotto. E poi abbiamo preso delle decorazioni che mia mamma ha già appeso. Ha già deciso di appenderle nonostante io le avessi esplicitamente chiesto di aspettarmi e sarebbero due fiocchi e un pupazzo di neve che sono state appese sul lampadario in cucina e non ve le farò vedere ovviamente perché le ha già appese. Le luci per il presepe o presepio sono 20 luci a LED che vanno a pila, luce calda perché per me Natale è luce calda. La stessa cosa vale per l'albero di Natale. Abbiamo preso queste luci a spina, sempre luce calda. Perché noi prima avevamo delle luci fino a 2 anni fa multicolor. Io le odiavo perché io volevo le luci calde. E quindi quest'anno finalmente avremo tutto l'albero con le luci calde, per fortuna. Ora passiamo al pezzo forte. Iniziamo con questo. Questo è stato il primo acquisto che ho voluto fare, cioè non potevo lasciarlo lì quando l'ho visto. Questo albero di compensato con scritto Have a Merry Holly Jolly Christmas. Qui sotto c'è la riga con tutti i numeretti. Con tutti i numeri delle date, insomma, dei numeri dei giorni, ecco, tutti i numeri dei giorni fino ad arrivare al 24 dicembre. Una sorta di calendario dell'avvento, di countdown fino a Natale. Si stacca questo alberello, si infila l'alberello nella guida qui sotto e segnerà i giorni. Cioè, è stupendo! Come potevo lasciarlo lì? Era impossibile. Cioè, questo io penso che sia una delle cose più belle di questa haul. Se non forse la più bella, però ovviamente ci sono altre cose belle. Per esempio, questo Babbo Natale dorato. C'era anche argentato, ma io lo preferisco 100.000 volte dorato. Io preferisco l'oro all'argento. Poi ovviamente dipende in cosa, però per me l'oro è proprio, cioè, Natale è oro. È rosso oro il Natale. Quindi bellissimo col campanellino qua sopra che dà già fastidio anche solamente fare così. Bellissimo, guardate. È proprio bello. Ah, un'altra cosa noiosa, una ciabatta che serviva a me, ma sì, non c'era niente.
Vabbè, altra cosa bellissima, lascio per ultime le due cose che ho preso per la mia camera. Questo pupazzo di neve all'interno della cabina del telefono. Vanno messe le batterie, le pile, e poi farà le luci sicuramente. Non so se farà anche la musichetta, ma cioè è stupendo, è stupendo. Cioè, è una palla di neve praticamente, però non è una palla, è una cabina di neve. È bellissimo. Spero che faccia anche la musichetta. Ma non lo so, non credo, ci sarebbe scritto. Ah, questa cosa qui andava fatta vedere insieme alle carte da regalo, ma non è noiosa come le carte del regalo. Si tratta di un blocchetto pieno, pieno di sticker adesivi e di sticker, ossia gli adesivi, e di cartoline da aggiungere nei pacchetti regalo. Io amo queste cose con tutto il mio cuore. Penso che riempirò i miei pacchetti con questi sticker. Tra l'altro, li ho pagati tipo 80 o 90 centesimi, una cosa del genere. La me di qualche anno fa avrebbe mantenuto intonso questo libricino per paura di sprecarli. Visti tutti gli adesivi che ho sprecato tra le elementari e le medie, perché avevo paura di finirli. Ho deciso che quest'anno li userò tutti, cioè le mie carte regalo, i miei pacchetti saranno pieni di questi adesivi, pieni. Sarà un peccato? Sì, ma non importa perché voglio usarli, sennò poi arriveranno fra 20 anni ancora intonsi, non saprò magari cosa farci, come gli adesivi di quando ero alle elementari. Quindi questi sono stupendi, cioè per me queste cose sono pazzesche, veramente. Riempite i miei pacchetti di sticker e io sarò felice. Ultime due cose, due decorazioni per la mia camera. Queste assolutamente staranno nella mia camera, non so ancora dove. Presumo sulla cassettiera barra makeup collection, ma ci sono già tante robe. Vorrei metterle sulla libreria, ma poi non si vedrebbero. Quindi, boh, valuteremo. Si tratta di questo gnomo che io amo, io vi giuro, li amo. Cioè, questo poi è bellissimo, ha le gambe che stanno a penzoloni. Lui lo mettete seduto e le gambe stanno a penzoloni. Cioè, è bellissimo, bellissimo. Cioè, io vi giuro, li amo. Li amo, voglio dargli un nome, ma. Boh, valuteremo che nome dargli. Comunque è stupendo, veramente, ne voglio altri 1000 e presumo che lo metterò sulla mia cassettiera Makeup Collection, ma non lo so, sono molto indecisa. Però intanto c'è, è qui. Altra cosa super super carina, ma super carina sul serio, è questo trenino palla di neve con Babbo Natale sopra, col pacco di regali ed è stupendo, è veramente bellissimo, non so quanto la vedrete perché magari non lo metterà a fuoco, non lo so. No, io non vedo se sta mettendo a fuoco. Comunque è bellissimo. Cioè, è bellissima. Anche questa non so dove la metterò. Sicuramente però troverà un posto. E questi erano gli acquisti che sono stati fatti per abbellire la nostra casetta. E fatemi sapere quali sono stati i vostri acquisti, se avete acquistato qualcosa per Natale quest'anno. E noi appunto abbiamo cercato di limitare i danni, ma comunque un po' di cose ce le siamo portate a casa. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video e vi invito ad iscrivervi se già non l'avete fatto, a mettere like a questo video se vi è piaciuto e ad attivare la campanella per non perdervi i prossimi video, ossia i Vlogmas. Io vi ringrazio ancora se siete arrivati fino a qua, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!